Oggi la Croce Rossa Comitato di Rivarolo Canavese ha inaugurato una nuova ambulanza. Sì, nuova ambulanza che servirà in sostituzione di quella che utilizziamo ad oggi, ancora in questo momento stiamo utilizzando per l'emergenza sanitaria 118, quindi sarà un'ambulanza che ad uso esclusivo, appunto che andrà in sostituzione di quella esistente, ad uso esclusivo per il soccorso sanitario. Quindi sarà la classica ambulanza che ahimè si vede in giro con le sirene e le luci lampeggianti. In questo particolare tipo di acquisto è un acquisto che rientra, è stato acquistato tramite leasing ed è un acquisto che ci verrà contribuito grazie alla convenzione in essere con l'emergenza sanitaria 118. A differenza di altri mezzi, ad esempio quello che abbiamo inaugurato un anno e mezzo fa sostanzialmente, quindi a settembre 2019, che era un mezzo destinato ai servizi, quindi non all'emergenza, non al 118, ma un mezzo destinato a portare le persone che hanno necessità di fare visite o quant'altro, che è stato acquistato tramite donazioni. Questa tipologia di mezzo è appunto acquistata in leasing perché non sarebbe possibile visto il costo importante e ci verrà riconosciuto chiaramente un contributo dalla convenzione 118 che abbiamo in essere, avendo una convenzione di tipo 24 ore su 24 e mettendo questo mezzo ad uso chiaramente esclusivo per quel tipo di servizio. Ecco. Come tutti i vostri mezzi, anche questo è stato dedicato a un vostro volontario? Sì, anche questo mezzo è un pochettino il nostro modo per voler ricordare anche un volontario che è stato con noi per tanti anni, Pietro Colella, che non è più con noi da qualche anno, ma ecco, in questo modo anche i volontari magari che non hanno avuto il piacere di conoscerlo, volontari un pochino più giovani come età associativa, che sono entrati appunto in Croce Rossa magari quando il volontario non era già più con noi, è un buon modo per poter tenere un vivo ricordo di queste persone. Ecco, quindi sì, il mezzo è intitolato a lui quest'oggi ed è proprio per questa ragione che visto il periodo non è stato possibile fare un'inaugurazione come siamo soliti fare, quindi un'inaugurazione in piazza, aperta a tutti. Non mi piaceva proprio per questo motivo anche non fare nulla, ma era giusto fare. Ormai dobbiamo attenerci un pochino, abbiamo imparato in questo ultimo anno a fare tutto tramite queste piattaforme online, ecco, tutto a distanza, e se non altro diventa utile in situazioni come questa, in modo da poter comunque fare una sorta di inaugurazione in modo un pochino più ristretto, però ecco, abbiamo una cosa molto importante, abbiamo molta urgenza di mettere in piedi questo mezzo, pertanto ecco, questa è anche un po' la ragione, non potevamo attendere, diciamo, che la situazione pandemica migliorasse, proprio perché questo mezzo è stato immatricolato solo pochi giorni fa e dobbiamo metterlo in uso veramente con molta molta urgenza, quindi non c'è tempo da perdere, ecco.